Democrazia. Forse pensate di essere democratici e invece non lo siete. Forse tutti noi pensiamo di essere democratici e invece non lo siamo. Vabbè, certo, non parliamo dei grandi valori, non parliamo di quello che ispira la nostra vita in termini così valoriali, astratti. Parliamo invece della vita concreta. Parliamo di quando abbiamo noi l'onere di costruire un sistema e lo vogliamo costruire in maniera democratica. Pensiamo quando dobbiamo costruire un gruppo di lavoro, o dobbiamo fondare un'associazione, o rifondare un'associazione, ecco, tutte quelle situazioni in cui noi ci ispiriamo a dei valori, che sono dei valori democratici. Nelle associazioni, in tutte le associazioni, questo è scritto sempre, questa associazione si ispira ai valori democratici, ma poi dopo, nella realtà, è così? Il sistema democratico è realmente, alla fine, in concreto, quello che mi ha scritto uno statuto? Ecco, sì e no. Molto spesso ci si limita a pensare che la nostra associazione o la nostra organizzazione sia democratica soltanto perché si vota. C'è un'assemblea, si vota, la maggioranza vince. Ecco, questo è alla fine il modo in cui si riduce tutta la democrazia delle piccole organizzazioni. Molto spesso queste assemblee sono anche rade, una volta all'anno, e in tutta la rimanente parte del tempo decide qualcun altro, chi? Il presidente, il direttivo, a volte. E allora questa democrazia dov'è? Veramente il fatto che una volta all'anno si vota un bilancio? E dei sistemi democratici grossi, i sistemi democratici maggiori, diciamo gli stati, le nazioni, no? Ecco, sì, è vero che c'è la votazione, ma il sistema democratico è fatto da molte più cose. È fatto dal bilanciamento dei poteri, è fatto dal mutuo controllo, è fatto da tutta una serie di strutture che garantiscono in particolare il cuore della democrazia, che non è garantire alla maggioranza di fare ciò che vuole, perché la maggioranza possa fare ciò che vuole non serve minimamente la democrazia, basta soltanto la forza bruta, ma per garantire che mentre la maggioranza porta avanti i propri programmi, le minoranze vengano tutelate e rispettate. La democrazia è prima di tutto uno strumento per tutelare le minoranze. E nei sistemi democratici maggiori, questo strumento questa finalità che è tipica dei sistemi democratici si attua attraverso tutta una serie di misure di strumenti che avvengono dopo il momento del voto, dopo il momento decisionale. Bene, in una struttura democratica minore, una struttura democratica piccolissima, come un'associazione, come appunto un gruppo di lavoro, come, se vogliamo, anche come un'azienda in alcuni casi, ecco, garantire che la democrazia sia attuata attraverso delle misure di compensazione, di controllo che arrivano dopo la presa di decisione è molto difficile, perché le strutture sono piccole e perché per loro natura non sono costruite su un sistema rappresentativo. Banalmente perché chi decide, chi vota, poi dopo è anche il soggetto che deve fare le cose, pensate all'associazione. Non è che il socio vota e poi dopo c'è qualcuno che deve fare, no, il socio vota e poi dopo deve fare per la persona. Quindi è molto importante che l'elemento democratico avvenga prima della presa di decisione. Questa chiaramente è la nostra visione, ma noi pensiamo che sia fondamentale che ci sia un controllo, ci sia un percorso di avvicinamento, ci sia una metodologia di presa delle decisioni che in sé sia democratica, in maniera tale che una volta la decisione è presa tutti siano convinti, consapevoli che quella è una decisione che viene fatta per il bene dell'associazione, per il bene del gruppo di lavoro e che è stata presa in maniera democratica. Ecco, la democrazia quindi una piccola associazione, se vogliamo veramente avere un piccolo gruppo di lavoro, un'associazione che rispetti quei valori democratici che mette nello statuto, è importante lavorare su come le decisioni vengono prese e su come gli indirizzi vengono stabiliti. Se noi siamo in grado di accompagnare le persone, accompagnare i soci in un percorso di confronto, scambio e reiterazione delle idee, in maniera tale che diventino sempre migliori prima che si arriva a una decisione formale, ecco, allora avremo costruito un sistema democratico minore, che veramente rispetta i principi democratici. Questo non significa che dopo il voto in assemblea si può fare quello che si vuole. No, certo,
e semplicemente prendere atto che siamo piccoli, siamo piccole organizzazioni e le piccole organizzazioni non possono pensare come se fossero degli stati, semplicemente perché non lo sono. In che modo? Beh, c'è poco da inventarsi. Tutti i paesi indoeuropei si sono sperimentate negli anni varie metodologie, la più comune, quella del metodo del consenso, che viene applicata praticamente quasi ovunque, di superare la maggioranza e di arrivare a un'idea di unanimità. Ecco bene, noi siamo partiti da questo ideale, che a volte è abbastanza irraggiungibile perché richiede un modo di intendere il senso civico che non è proprio delle culture mediterranee. E questo non significa che sia minore, attenzione, è solo un diverso modo di pensare. Paradossalmente le culture del nord, il fatto di fare un passo indietro e di lasciare che altri vanno avanti, vista come un atto dovuto, giusto, eroico. Nel cultura mediterranea invece viene visto come un dare forfè e non c'è una, non è che una delle due sia giusta o sbagliata. Le associazioni tedesche non sono tutte rose e fiori, non pensiamo che soltanto perché viene applicato il metodo del consenso, soltanto perché le decisioni sono in larga parte prese all'unanimità, poi dopo le persone si amino tutte, siano tutte coerenti e vanno avanti come un unico corpo. Ecco, non è esattamente così, anche lì volano coltelli, quindi non ci sono sistemi buoni o cattivi, però di certo quello che ci insegnano loro è questa estrema attenzione a tutto ciò che avviene prima della presa di decisione. Ecco, noi abbiamo preso quello che di buono veniva da questi sistemi, secondo la nostra personale visione, chiaramente abbiamo incrociato invece con quello che di buono viene dai sistemi mediterranei, che invece sono molto più aperti al cambiamento e al confronto in corso d'opera, e mettendo insieme abbiamo provato a mitigare questa idea del metodo del consenso con dei percorsi di avvicinamento al momento della presa di decisione che aiutino le persone a essere consapevoli che la loro posizione è stata ascoltata, è rispettata, è stata introiettata nella presa di decisione e che quello che farà il gruppo di lavoro, l'associazione, quell'ente di cui fanno parte e anche il valore. Ecco, questo per noi è fondamentale perché è l'unico modo in cui le persone poi dopo avranno veramente voglia di impegnarsi in quello che verrà dopo, si sentiranno veramente parte di un qualcosa che li riguarda direttamente, perché sono stati ascoltati, rispettati e perché la loro posizione è entrata e fa parte della decisione che alla fine la collettività di cui fanno parte ha preso e sta mettendo in atto.